Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nostro pellegrinaggio nella terra dei Lord, Lordran. Oggi proseguiamo appunto la nostra avventura, o meglio, l'avventura di Calypso Muni secondo quella che era la leggenda appunto del non morto prescelto. Ci siamo lasciati l'ultima volta presso il terzo falò del Borgo dei Non Morti, o meglio, presso la Chiesa dei Non Morti, e oggi proseguiremo da lì verso una nuova meta, che chiaramente non vi anticipo. Anello di Pietra Rossa, sì, ho già presente di che anello si tratta, e ecco, avremo modo molto presto anche di conoscerlo. Aspettiamo il caricamento e proseguiamo. Intanto, Anello della Pietra della Fiamma, certo, anche questo lo conosco. Perfetto. Eccoci qui, alla Chiesa dei Non Morti. Ok. L'ultima volta ci siamo lasciati con la viverna alle spalle, anche abbastanza spaventati, quindi adesso andremo ad aprire questo grande portone per proseguire all'area successiva. Il momento è anche catartico. E qui troviamo il nostro primo spadaccino. Primo backstab nel secondo episodio. Allora, preferirei non attraversare, o meglio, non addentrarmi in questa torre. Tra l'altro, per di qua ci sarebbe stata la, diciamo, seconda uscita se avessimo seguito la strada, o meglio, la strada che dava rasente le pareti del ponte. Beh, ecco, quella che abbiamo evitato. E salendo le scale troveremmo un cavaliere nero, mi pare, che voglio assolutamente evitare. Calypso Muni non è assolutamente da livello per affrontarlo. Proseguiamo, poi il Ragdoll che ci accoglie in questa maniera è meraviglioso. Voglio provare ad attirare magari i primi due cavalieri, o meglio, non sono cavalieri, però chiamiamoli come tali. E così almeno da liberarci un attimino l'area. Mentre invece là in fondo vediamo un altro nemico che va a sbarrarci la strada. Credo. Sinceramente non ricordo cosa vada a fare. Ok. Con calma. Perfetto. Adesso non è che. Ok, pensavo ci fosse un drop. E proseguiamo assolutamente di corsa per non attivare il cinghiale. Particolarmente cattivo. Ecco, l'abbiamo attivato. Particolarmente cattivo, quindi è assolutamente da evitare. Azz. No, qui bisogna stare attenti. Magari provo un attimino ad attirarlo qui da questa parte. Sì, chiaramente stando attento a non cadere di sotto. Vi anticipo che la strada che faremo oggi sarà ben più breve rispetto a quella fatta nell'ultimo episodio della lama della scoperta, però dai, sarà comunque particolarmente intensa la strada di oggi. Volevo provare a disarmarlo, ma invece no, sto fallendo miseramente. Ok, quindi voglio provare un attimo a. No, no, niente, non riesco. Non riesco proprio a togliergli lo scudo per affrontarlo direttamente. Allora, non so neanche sinceramente come agire perché non mi attacca. Magari aspetto la seconda freccia. No, neanche. Ah, beh, certo, è caduto. Ok. Ok, no, no, no. E ok, perfetto. Siamo stati un po' cattivi. Aia. Ma ce l'abbiamo fatta. Allora, qui attentissimi, ci beviamo una fiacchetta di proprio sicurezza. E appunto quello che dicevo prima, ci è stata sbarrata la strada, quel cancello che vedete a destra, appunto, prima era tirato su, adesso ci è stato tirato giù apposta, per non farci passare.
E quel drop lì ci sarà anche tra l'altro molto, molto utile, ecco, contro questo cinghiale. Infatti troviamo esattamente Teschio Esca, di cui non mi ricordo la descrizione. Andiamo immediatamente a visionarla insieme. Allora, Teschio Esca. Un teschio con alcune anime residue, lanciato in franto, sparge le anime per attrarre certi tipi di nemici. Le anime non sono. No, le anime sono un concentrato di vita e i non morti sono affamati, sono attirati dal loro potere. Non è efficace contro tutti i nemici, certo. Scusate la lettura pessima, non ero concentrato. Ok! Qua devo essere concentrato invece. Perfetto. Sperando che non salgano altri nemici da queste scale, proviamo a buttarci immediatamente. Allora, generalmente si affronta il cinghiale proprio perché dopo prendo anche il cancello può dare parecchi problemi. Io però preferirei di no, quindi cerco semplicemente di bere un'altra Essus di sicurezza e di lanciarmi di sotto, quindi fare proprio una corsa contro il tempo e sperare che ok, il cinghiale non viene. Perfetto. Magari attendiamo un attimo che venga l'altro nemico, però no, a quanto pare non viene. Quindi noi proseguiamo. Qui ci sono i trappolozzi vari con tutti i nemici, quindi ne prendiamo uno alla volta. Anche se questi sono davvero deboli in termini di punti vita, sono pericolosissimi, soprattutto quando sono in massa, quindi assolutamente bisogna stare attenti. Ammettendo di ricordarsi dove sono. Allora, lì ce n'è un altro. Di solito questo si lancia. E invece no. Stavolta no. Comunque, vedo Calypso Muni, cioè il nostro personaggio, particolarmente agile e soprattutto forte. Dico per essere praticamente a inizio gioco, assolutamente non siamo niente male. E qui è arrivato un altro che per fortuna non ci ha colpiti. Proseguiamo, qui ce n'è un altro, per sfizio no, lo facciamo fuori, perfetto. E prendiamo il drop, che è qui. Chiave misteriosa. La chiave misteriosa devo mettere nelle mie 8 precedenti run, non ho mai capito sinceramente a che cosa servisse. E lo so, certo si può andare su internet e cercare nelle varie guide, ma aspettavo di scoprirlo da solo, invece. Assomiglia a una normale chiave di prigione. Lo scopo di questa chiave è ignoto. Sembrerebbe essere la normale chiave di una cella di prigione. Ok, scherzavo, ho capito a che cosa serve adesso. Però assolutamente non voglio spoilerare. Per cui proseguiamo. E troviamo un'altra, non direi imboscata, ma c'è, comunque aspettavano, per cui. Ok. Mamma mia, siamo proprio forti, eh. E lì c'è un drop, allora non mi ricordo sinceramente il drop, anzi la smetto di dire che non mi ricordo sinceramente perché praticamente tutto non mi ricordo sinceramente, quindi meglio dirlo. Proseguiamo facendo attenzione. Qui non ci sono muri invisibili, se non mi sbaglio, per cui non mi fermo neanche a controllare e passiamo all'era successiva, attraversando la nebbia. Ok, qui sotto se non. Ah sì, prima non l'abbiamo ucciso l'arciere che era rimasto, quindi teoricamente se fosse caduto a destra, adesso a destra del ponte, dico, ci starebbe sparando sicuramente. Camminiamo piano per non attivare vari nemici. Per di qua troviamo mi pare un Balder, un cavaliere di Balder, sinceramente non ricordo, e ancora l'ho detto, e proviamo un attimino a fargli un backstab, e no, devo dire che non sono mai riuscito a fargliene uno così alla prima, nella speranza adesso che cioè, si curi con un Estus, magari, assolutamente non provo a, ecco, attaccarlo così significa sicuramente morire. Non bisogna mai attaccarlo in queste condizioni. Quindi io. Ok. Perfetto. Scudo del cavaliere. Leggiamo la descrizione.
Allora, scudo medio di metallo elegantemente inciso e dipinto. Sebbene si ritenga sia stato uno dei antichi cavalieri nobili, le sue capacità difensive sono simili a quelle degli altri scudi. Bene, quindi ci viene detto sostanzialmente che, pur essendo anche magari così bello, non è che abbia quelle grandi proprietà difensive. Proseguiamo, ancora quatti quatti per non attirare troppo l'attenzione. Qui c'è un altro nemico. Con una lancia. Le lance, ecco, io sono abbastanza simpatizzante delle lance in Dark Souls. Ok, no, ho fallito. Volevo togliere lo scudo. Aiaiaiai. Vediamo assolutamente. Tanto questi non attaccano molto frequentemente. E abbiamo terminato le Essus. Molto male. Ma non dovrebbe essere un particolare problema. Quest'area, però, ecco, all'inizio devo dire che è sempre abbastanza complessa. Ok, beh, sbagliato lui, si è scoperto. Proseguiamo. Qui cerchiamo allora di magari di prendere qualcosa che ci possa essere d'aiuto. Bomba incendiaria e bomba oscura. Mi pare che i cavalieri di Balder siano particolarmente deboli alle bombe oscure. Poi vediamo se abbiamo qualcos'altro qui da usare. Ma non credo proprio. No, infatti, a parte le grandi anime e anime, ecco, non abbiamo nient'altro. Per cui eliminiamo un attimino qui il nostro binocolo e proseguiamo. Ci sporgiamo e immediatamente ci mettiamo, ecco qui, in forma difensiva. Prendiamo le nostre. Ok. Perfetto. Ah, primo colpo, perfetto. Mi ricordavo facessero un po' meno danno, però. Molto, molto bene. Questo. Ok, viene avanti, magari cerchiamo di non arrivare in fondo, anzi. Sempre non dare troppi colpi perché alla fine ci esponiamo fin troppo, quindi. Poi non sono neanche troppo forti questi per adesso. Per Calypso Muni, per cui proseguiamo anche parecchio tranquilli. Per di qui abbiamo l'uscita che dà sostanzialmente sul cancello che è ancora sbarrato e che non ho intenzione di aprire, poiché apriremo la via al cinghiale che vorrei ricordare non abbiamo ucciso apposta prima. Quindi affrontiamo l'arciere e altri due ecco, nemici per poi accedere all'area, alla prossima area, ecco. Ce la giochiamo con calma, stando attenti bene alle frecce. Qui voglio portarmela a casa molto sicura, molto sulla sicura, per cui vado di backstab, almeno vado proprio tranquillo. Devo dire che è proprio un bel moveset questa nostra spada, il cui nome è, un attimo, spada corta, ok. Perfetto. Allora, adesso non voglio addentrarmi nella, mi pare, chiesa dei non morti, però anche la zona da cui siamo partiti oggi si chiama così, quindi sinceramente non so proprio il nome. E proseguiamo. Questa è un'area tipica di Dark Souls, mi sa che spenderemo moltissimo tempo in quest'area, in questa zona, data la sua enorme importanza. E già sentiamo un rumore. Che almeno per me mi riporta a casa, assolutamente. Ma prima di tutto ci sediamo e questo giocatore che ha l'armatura di un boss, che prima non era proprio un boss, però. Ecco, questo forse lo vedremo. Vi anticipo che non so se durante questa lama della scoperta andremo ad affrontare il DLC. Anzi, credo proprio di no. Comunque vedremo un attimino la strada da intraprendere. Ci sediamo assolutamente, proseguiamo di ribello. Ci ricordiamo che nell'ultima partita abbiamo speso un punto in destrezza, per cui adesso dobbiamo spendere in forza, stamina e vitalità. Adesso mi sembrerebbe più giusto spendere in forza, ma anche in vitalità. Pertanto. Sì, dai, andiamo di forza, anche perché poi livellare forza diventa sempre abbastanza difficile andando avanti nel gioco, pertanto mi sembra giusto fare così.
Non siamo mai tornati umani dall'inizio del gioco, ma proprio perché è una nostra nona necessità. Lì in fondo troviamo un personaggio molto iconico di questa serie che tra pochissimo andremo ad incontrare. Ma prima andiamo a salutare il mio, spero anche vostro, amico Andre. Emozione pura. Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Allora, come possiamo evolvere l'equipaggiamento? Beh, adesso appunto non abbiamo il tizzone, potenziare un'arma, un'armatura, poi sicuramente quella da cacciatore a 99 per 1000 non rimarrà la nostra armatura nel corso del gioco, dico chiaramente. Ripariamo l'equipaggiamento per stare sicuri, no? Ecco, la testa di spada leggera anche no, e lo scudo. E poi l'armatura, sì, giusto per spendere quelle poche anime che abbiamo, la ripariamo, ma è giusto per sfizio, adesso non è che ci serva. E apprendiamo il gesto. Tra l'altro allo Firing Shrine avremmo potuto imparare un gesto da Petrus. Non l'abbiamo fatto, ma è stata una cosa abbastanza volontaria proprio per non alla fine esaurire i dialoghi con appunto con lo stesso NPC. Quindi noi proseguiamo, non andiamo giù per di qui. Certo che non ci faremo ammazzare. Non andiamo giù per di qui proprio perché, data la presenza di non dico un boss, però ecco un essere che non vorrei incontrare proprio adesso. E andiamo ad incontrare l'altro NPC, quello super iconico, forse più di Andre. Attraversiamo questa zona, a parer mio, davvero bellissima, che ci apre la visuale sulla fortezza di Senn, che affronteremo, non dico tra tanto tempo, però almeno 2 episodi dovranno passare prima di poterci addentrare in questa fortezza, che spesso rappresenta tra l'altro un grande inghippo, problema. Per i giocatori alle prime armi, devo dire che io non ho mai avuto grandi problemi in questa fortezza, ma tutto verrà da sé. Quindi incontriamo questo NPC. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Proviamo a parlare di nuovo. Still closed. Still closed. E appunto, aspetta che noi apriamo per lui questa porta, o meglio, aspetta l'apertura, ma non confida in noi. Vedremo che poi. O meglio, no, dai, non spoilerò assolutamente nulla. A questo punto siamo davvero a un bivio, nel senso che possiamo scegliere di fare più cose. Dalla zona di Andra, appunto il fabbro, possiamo scegliere di liberare questa struttura, la struttura da cui siamo arrivati, quindi quella che ho soprannominato, credo in maniera del tutto sbagliata, Chiesa dei Non Morti, ed è proprio la cosa che andremo a fare, poiché seguendo appunto la porta che prima ho detto di non voler seguire giù dal fabbro, Andre. Andremo in un luogo anch'esso iconico, forse lo visiteremo stasera, non credo. Però ecco, vedremo un attimino quanto tempo impiegheremo qui a liberare la Chiesa dei Non Morti e forse ad affrontare anche un boss, ma appunto non vado a anticipare troppo. Quindi proseguiamo di corsa, anzi, già che ci siamo, eliminiamo l'osso del ritorno, adesso non c'è per nulla utile, però per sicurezza lo teniamo, non si sa mai. Le bombe, magari ecco il binocolo potrebbe esserci utile, quindi andiamo a riequipaggiare, ma giusto così perché abbiamo più tanti spazi, ecco. E abbiamo 5 Essus da usare assolutamente con cura. Adesso ci addentriamo in questa grande struttura e la esploriamo un attimo. Ma di solito attacca appena ci si avvicina e invece mi ha sorpreso. Dark Souls d'altra parte è sempre una sorpresa. E ok.
Questo ci ha lasciato un drop. All'inizio del gioco abbiamo avuto un drop importante da uno di questi. Ecco, da uno di questi nemici abbiamo una spada lunga. Non vorrei chiamarla fortuna. Però diciamo che è abbastanza raro che droppino questa, questa spada, credo. Vediamo un attimino in confronto alla nostra. Richiede più forza, ma noi l'abbiamo assolutamente. E fa più danno. Quindi sì, la cominciamo ad usare. Non conosco il moveset, quindi potrebbe essere più lenta, lo ammetto. No, direi praticamente zero. E andiamo a liberare la chiesa, se si chiama così. Mamma, l'area è davvero di un'unicità unica, anche se è una ripetizione enorme. Atterriamo il nemico. È abbastanza temibile, sinceramente non ricordo nulla del moveset, pertanto andrò un attimino a studiarlo prima di affrontarlo con decisione. Mi ricorda i nemici di Dark Souls 2, quelli che per sbaglio mi sono spoilerato guardando un po' in giro su web. Ok. Non possiamo andare di backstab. Quindi. No, volevo rotolare indietro. Niente. Fallito. Piano piano, con calma, andiamo a togliere i punti vita. Ah, non me la ricordavo questa mossa, è vero, non me ne ricordavo neanche una, però. Questa è un'altra storia. L'armatura, devo dire, è di uno splendore unico. Davvero, mamma mia. Aspettiamo la sua mossa per contrattaccare. Penso io voglia prendere dell'Essus a questo punto. Infatti. Aiaiai. Però. No, no, non è possibile. Ok, mamma mia. Sembrava che fosse rimasto in vita anche dopo averlo praticamente ucciso. Abbiamo un pezzo di titanite, materiale importantissimo per quanto riguarda l'ambito del fabbro. Leggiamo la descrizione: frammento di titanite per rinforzare le armi. Il tipo più comune di titanite rinforza armi standard a più 5. I frammenti di titanite derivano dalle lastre leggendarie. La titanite viene usata per rinforzare le armi. Appunto, magari vedremo un attimino di scegliere l'arma che più fa, ci fa comodo, o meglio fa comodo a Calypso Muni, e per poi appunto livellarla per bene e portarcela magari fino a endgame. Allora, a questo punto direi che possiamo usare l'arco, perché andiamo a vedere. Incontriamo una sorta di sacerdote, praticamente, in questa nuova e seconda chiesa dei non morti. Intanto andiamo subito a prendere questo drop, stavo per spoilerare, ecco, l'anima guardiana del fuoco. Andiamo un attimino anche per questa a leggere la descrizione. Ogni guardiano del fuoco è la manifestazione corporea del suo falò e una tentazione per l'umanità che le è stata offerta. La sua anima è tormentata dall'infinita umanità e può aumentare il potere delle preziose fiacchette Essus, cioè praticamente aumenta la loro capienza o comunque efficienza. Può essere usata per riguadagnare umanità e ripristinare punti vita perdendo l'anima della guardiana del fuoco per rinforzare le fiacchette Essus. Assolutamente non andremo a sprecarla per avere punti vita in più in nessuna occasione, quindi assolutamente la conserveremo per utilizzarla poi per portarci la fiacchetta Essus a più 1. Poi vedremo, potremo livellarla col tempo. Allora, prendiamo bene la mira, ecco, non così, devo ancora imparare bene come usarlo, non sono abituato. Miriamo bene alla testa e teoricamente non dovrebbe muoversi, quindi dovrebbe essere anche abbastanza facile. Ah, ok, moveset sempre, cioè non è moveset, però ecco, si muove sempre allo stesso modo, quindi perfetto. Forse è proprio questo che serviva l'arco e basta, perché poi per i boss assolutamente non credo di aver visto mai nessuno che usa l'arco per i boss.
Andiamo allora, ricordandomi magari la struttura della chiesa dei non morti. Ok, ero un attimino disorientato. Ok, qui sotto ritroviamo un ascensore, o meglio una carrucola che ci porta da qualche parte. E quello è proprio la manifestazione dell'interconnessione del mondo di gioco. Andiamo a fare fuori questi 1, 2, mi pare ce ne sia un terzo in fondo di Cavalieri di Balder. E poi proseguiamo. Poi la smetterò gradualmente di fare ecco, backstab, però è proprio una cosa che mi viene automatica, scusate. Ok. Non voglio neanche provare a fare i parry perché so bene. Ai 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 ai. Conosco quanto su Dark Souls siano difficili da fare. Quindi, qui mi tocca proprio andarlo a fare, mi dispiace. Ok, bravissimo che non ci ha fatto il parry. Cioè, nel senso, bravi noi che non siamo rimasti lì come dei pescilessi. Mi concentro un attimo, altrimenti qui stiamo troppo tempo. No. Perfetto, ho temuto, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo parecchie anime, non vorrei perdere sinceramente. Mi pare ci sia un terzo, devo essere sincero, però ne abbiamo fatti fuori tre. Sì, perfetto. Quindi, questo non dovrebbe teoricamente più respawnare, quello che io chiamo sacerdote. A questo punto non abbandoniamo l'area perché pur non sedendoci al farò risponderebbero i nemici. E proviamo un attimo a fare piazza pulita al piano di sopra, per un attimo anche andare ad esplorare quella che è questa seconda chiesa dei non morti, a parer mio sicuramente più bella della prima che abbiamo incontrato sul nostro cammino, poco prima appunto del cinghiale, che sarebbe poi la zona del falò 3 del Borgo dei non morti. Drop? No. Sempre l'impressione che droppino qualcosa e invece rimango puntualmente deluso. Questa zona, quello che sta per accadere, cioè sarebbe stato a noi particolarmente facile da affrontare se fossimo stati degli stregoni, dei maghi sostanzialmente. Infatti, con un catalizzatore, andiamo ad attirarli, sarebbe facilissimo prenderli uno a uno, mentre invece anche solo con l'arco immagino sia già ben più difficile. Ecco, magari tentando di non rimanere bloccati, quindi niente, andiamo proprio a farli uno alla volta con calma. Questi entrando di colpo nella stanza, se vi beccano, come dire, se fanno l'orda, siete finiti perché sono letali. Anche non so, quando si fa il quarto New Game Plus si è fortissimi, così sono letali assolutamente. In massa non si può fare nulla, quindi andiamo proprio cauti cauti e li ammazziamo piano piano. Beviamo, tanto abbiamo ancora una fiacchetta. Andiamo proprio tranquilli. Abbiamo 3338 anime, mamma mia. Siamo ricchi praticamente per il nostro livello attuale, assolutamente. E prendiamo il drop. Grande anima, soldato senza nome. Abbiamo questa splendida visuale su quelle mura. Delle mura che proteggono qualcosa. Forse una grande città, forse non lo so, non si sa, lo vedremo più avanti. Per di qua saliremo verso il boss, non voglio assolutamente affrontarlo attualmente, per come siamo messi, soprattutto con così tante anime. Andiamo semplicemente ad affrontare il cavaliere di Balder e a, diciamo, fare piazza pulita all'interno della chiesa. Niente, volevo indietreggiare col salto, invece ho fallito. Ragazzi, mai attaccarli quando tengono la spada in quella posizione, perché praticamente vi rigirano. Sono dei grandi spadaccini, questo va riconosciuto loro. Sono davvero abili.
Bisogna essere particolarmente cauti, non fare mai gli sgargiulli con loro perché appena hanno l'occasione diventano particolarmente cattivi, diciamo così. Non provo neanche a fare il parry, assolutamente, tanto su Dark Souls, in questa zona soprattutto, è una cosa praticamente impossibile. Ok. Abbiamo fatto l'affondo. Ok, abbiamo finito le fiaschette, tanto adesso non abbiamo bisogno, non abbiamo più bisogno per quello che andiamo a fare. Andiamo a sfondare questi muri. Anzi no, questa è una porta, niente. E a prenderci il drop. Il drop che troviamo. Qua c'è un messaggio, tesoro avanti. Andiamo a rompere il tutto. Tesoro avanti. E abbiamo un'umanità, beh, non so se è considerabile come un tesoro, però effettivamente avremmo potuto votare più. In ogni caso avete visto il numero che è salito proprio perché noi stiamo giocando online, quindi anche sempre a rischio di invasione. Saliamo, andiamo a scoprire, eccolo, un NPC che andiamo a scagionare con la chiave che abbiamo trovato precedentemente nel pellegrinaggio dal falò del Borgo dei Non Morti 3, quindi dalla Chiesa dei Non Morti, fino qui. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Certo. Andiamo a parlargli. Dovrebbe essere sicuramente riconoscente. Ok, avremo una ricompensa in futuro, chissà dove lo rincontreremo. Noi a questo punto qui abbiamo terminato quello che dovevamo fare, pertanto abbiamo anche... mamma che bella struttura, questo davvero va detto. Abbiamo sbloccato la carrucola, o meglio una sorta di ascensore, che appunto come detto prima, come accennato precedentemente, ci dà proprio esempio della grande interconnessione del mondo di gioco. Andiamo quindi ad usufruirne, non so quanto mi converrebbe andarmi a risiedere al falò del Fabbro, perché tanto avremmo da riaffrontare praticamente tutti i nemici per giungere a questa sorta di carrucola per l'appunto, quindi ci conviene di più discendere e andare a trovare anche un altro, molti altri NPC, dai, non anticipo assolutamente nulla. Tra l'altro avremmo potuto adesso saltare per fare una sorta di percorso ed effettivamente adesso che ci penso potremmo tornare indietro al rifugio dei non morti nelle terre del nord da cui siamo fuggiti proprio alle prime armi col gioco. Ma questo assolutamente in futuro, non è una cosa prossima. Adesso Calypso Mooney non è assolutamente nelle condizioni di poter affrontare una cosa del genere e già che ci siamo parliamo con Petrus. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Una moneta di rame. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Certo. Very well. Then first, a covenant with the gods. Abbandonare l'attuale patto e unirti a questo? Noi non facciamo parte di alcun patto, quindi direi di sì. Share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith.
Allora, sforzi e fede intende proprio magari anche gli sforzi nella livellare, acquisire anime da investire poi in principalmente fede, che poi rende i più efficaci possibili questi appunto miracoli che Petrus ci va a vendere. Noi ne abbiamo parlato soltanto per apprendere il gesto, scrollata di spalle, e ci congediamo. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Certo, e lo ribadisce nuovamente, e noi lo sappiamo, che abbiamo il messaggio, ma non dei gesti, naturalmente. Quello che abbiamo appena imparato è andare a scrollare le spalle. Possiamo proprio cambiarli. Sinceramente non sapevo questa cosa, andiamo a provarlo. Carino, io non sono uno che usa tanto questi, anzi, secondo me vanno anche un po' a rovinare l'atmosfera del gioco, quasi a schernire i nemici, quindi no, per rimanere nell'atmosfera non li utilizzerò praticamente mai. Qui ritroviamo l'uccello che ci ha portati, qui al Firelink Shrine. Andiamo immediatamente a sederci ed assicurare le anime e i nostri livelli. Andiamo a potenziare vitalità, stamina. Abbiamo già finito. Beh, abbiamo già anche potenziato forza di stessa, quindi perfetto. Confermiamo. E abbiamo usato le nostre anime. Ora discendiamo. Andiamo a trovare due, mi pare, NPC. Esattamente. Prima vorrei parlare. Sì, dai, con questo. Hello there. I have your reward. Please accept it. Medaglione del sole. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you? Well, let's not be greedy now. Praticamente ci schernisce, quindi appunto lui è giunto tramite anche la carrucola che noi abbiamo immagino attivato, è giunto al Firelink Shrine, e qui vediamo il ponte dell'acqua, almeno così come lo chiamo io. Andiamo subito a leggere le descrizioni, sia della moneta di bronzo ottenuta precedentemente, e del medaglione del sole che abbiamo qui davanti, quindi medaglia del sommo onore. Una medaglia incisa con il simbolo del sole, questo sommo onore ha riservato chi evoca il guerriero del sole e completa un obiettivo. Questo simbolo rappresenta il primogenito di Lord Gwyn, che perse il suo potere divino e venne cancellato dagli annali. Ma l'antico dio della guerra veglia ancora sui suoi guerrieri. Primogenito di Lord Gwyn, quindi appunto si tratta del figlio. Lord Gwyn sappiamo essere uno di quegli esseri che ha raccolto una delle anime dei Lord, quello che ha, diciamo, nell'ambito degli eserciti, quello che ha scatenato la guerra contro i draghi primordiali nell'epoca in cui il mondo era ancora praticamente metamorfo, meglio indistinto, sempre uguale. È un concetto molto difficile da esprimere. Proseguiamo con la descrizione, con le descrizioni, a leggere la moneta di rame. Moneta di rame che reca inciso il vecchio McLoif, dio della medicina e del bere, che corrisponderebbe a Bacco sicuramente per quanto riguarda il bere, medicina Asclepio nell'ambito greco. Anche le monete più preziose del mondo degli uomini hanno ben poco valore a Lordran, dove gli scambi avvengono utilizzando le anime. Naturalmente abbiamo avuto l'esperienza con il commerciante presso il borgo dei non morti, nell'acquisto delle frecce e della chiave della residenza. Vengono custodite da chi sogna di tornare un giorno al mondo esterno, certo. Un ritorno al mondo esterno da Lordran deve essere davvero complicato. Forse da qui abbiamo una visuale, forse su delle mura, delle case sottostanti che però non corrispondono ancora al mondo esterno, forse è là, lontano tra le nuvole, il mondo esterno, irraggiungibile dall'Ordran. In ogni caso, qui un messaggio ci consiglia di provare il calcio e questa è una cosa... Proviamolo un attimino, a me che poi non viene mai il calcio. Esattamente. Allora, forse
Forse devo provare più forte. Ok, sì, ho capito. Proviamo allora. Ecco. Non doveva succedere. Ok. È caduto, a questo punto useremo un trick che è proprio voluto dal gioco, quindi non stiamo assolutamente barando. È proprio il gioco che richiede questa cosa, pertanto non usciamo dalla sfera della lore, diciamo dall'atmosfera che eravamo andati a creare. È il gioco che richiede di fare questa azione e noi la facciamo. E troviamo 5 umanità, l'anello della protezione, che se non mi sbaglio è quello che si rompe. Andiamo subito a vedere. Abbiamo finora 2 anelli, anello del sacrificio e anello della protezione. Aumenta punti vita e energia, carico massimo, ma si rompe se rimosso. Noi non sappiamo di per certo quanto carico massimo vada a toglierci, cioè meglio ad aggiungerci, ecco, energia e punti vita. E quindi potrebbe esserci effettivamente utile, magari anche in questa parte iniziale della nostra avventura. Magari lo possiamo provare a conservare nell'attesa magari di essere in difficoltà con i punti di vitalità, stamina, così da poter, ecco, essere facilitati, così poi da non toglierlo più. Un anello che simboleggia il favore e la protezione della dea Fina, descritta nella leggenda come bellezza fatale, una sorta di Afrodite. Questo anello aumenta i punti vita, l'energia e il carico massimo del portatore, ma si spezza quando viene rimosso. Appunto, non voglio sprecarlo attualmente, quindi lo conserviamo. E qui troviamo nessuna risposta, lei non può parlare. L'anima della guardiana del fuoco. Quindi troviamo una guardiana del fuoco. Qui chiediamo di potenziare la fiocchetta Essus, che altrimenti è qua anima che sarebbe andata altrimenti sprecata in aumento del momentaneo dei punti vita, diciamo ripresa immediata dell'umanità, che altrimenti è una cosa particolarmente inutile per noi attualmente. Però lei non parla. Perfetto. Ragazzi, noi per il percorso che avremmo dovuto fare oggi abbiamo fatto, devo dire, abbastanza, devo assolutamente ammetterlo. Ma a questo punto, già che ci siamo, tornerei nella, ecco, come la chiamo io, seconda chiesa dei non morti presso Andre. Potremmo tornare umani, tanto lasciatemi contare quante umanità abbiamo, 12, assolutamente ci siamo, per fare magari una prova con il boss che si trova sopra la seconda chiesa dei non morti, per andare a suonare la primissima campana del risveglio che c'era stata, ecco, ordinata di suonare nella visione che quel cavaliere ci aveva dato dopo averci liberato dalla prigionia nel rifugio dei non morti, o meglio, previsione che ci era stata data soprattutto dall'NPC una volta arrivati. Ecco, forse mi sono proprio sbagliato, e la previsione delle due campane ci è stata data da questo NPC, mentre invece in generale una delucidazione sul nostro destino sì ci è stata data dal cavaliere nel rifugio dei non morti nelle terre del nord, ma non ci ha parlato delle campane del risveglio, almeno da quanto ricordo. Parliamo di nuovo all'NPC. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it, collected bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Perfetto, quindi ci ha dato questa informazione, sì, utile sull'umanità, ma che adesso, ecco, non c'è neanche utile, sappiamo come usarla. Tra l'altro vorrei far notare, usando il binocolo, che noi con questa sorta di carrucola che ci testimonia, ripeto, l'interconnessione, andiamo da qui, da Firelink Shrine, saliamo fin sopra il borgo dei non morti, non ci arriva neanche il binocolo. Cioè, è fantastica questa cosa, soltanto pensarci. È una cosa che secondo me vale proprio il prezzo del biglietto. Proseguiamo tra queste meravigliose architetture e risaliamo presso la seconda chiesa dei non morti.
per la prova di abbattimento del primo boss che andrà a tutelare, o meglio a vegliare, sulla prima campana del risveglio, che tra l'altro starete, immagino, sentendo in sottofondo. Quella è la strada, tra l'altro, che va compiuta per tornare appunto al rifugio dei non morti. Sono curioso di riscoprirlo, perché sinceramente non mi ricordo come è fatto. L'avevo affrontato in una mia, mi pare, sesta run, ma non, cioè, mai affrontato con serietà, proprio col senso di dire adesso lo affronto completamente. Infatti mi pare ci fosse anche un boss, ecco, non l'ho affrontato quello, quindi sarà proprio una cosa da scoprire. Andiamo a sederci al falò di Andre per metterci, ecco, al sicuro, così almeno in caso di morte, anzi proprio prevedo una morte, una prima morte con il boss, proprio perché me lo devo studiare, non mi ricordo assolutamente le movenze. Ecco, c'è più facile tornare, anche molto più veloce. Andiamo quindi a sederci. Fabbro, non c'è più. Avanzamento di livello 1800. Ah, 1800 a questo punto. O andiamo a vedere un attimo quanto costa una titanite, giusto per prenderne una e non andare di nuovo a farmare. Anche se finora di sessioni di farming non abbiamo avuto. Ok, a questo oggetto, titanite. Quanti sono? 800. Ah, perfetto. Ok, vabbè, rimaniamo con 633 anime. Neither of us want to see you go hollow. Certo, neanche io. Neanche Calypso Moon vuole diventare vuota, ma è la prescelta, quindi non può. Bene, allora, come equipaggiamento... direi magari no, allora possiamo, abbiamo l'opportunità adesso di riparare il nostro equipaggiamento con poche anime, anzi sarà sempre così, pertanto andiamo subito ad usufruire di questa offerta. Spammiamo, ops, le riparazioni. E effettivamente, ripensandoci, nel Borgo dei Non Morti abbiamo trovato un altro scudo. Uno scudo che c'è, se non mi sbaglio, anche più, diciamo, ci difende maggiormente. Ed è proprio, un attimino, scudo di legno. Adesso non vado a considerare scudo circolare inclinato né scudo del cavaliere, pesantissimo per Calypso Muni attualmente. E non abbiamo ancora un particolare anello che ci permetterà di portare un grande peso, pertanto adesso andremo ad utilizzare scudo di legno. Li prendiamo tutti e due in caso di una possibile rottura, anche se la vedo praticamente impossibile, la rottura di uno scudo nuovo, tra l'altro, però noi per sicurezza facciamo così. E beh, davvero anche bello, dai. Proseguiamo verso la campana che sentiamo suonare. Adesso, prestando particolare attenzione, andiamo, non dico ad evitare, perché non possiamo evitarli, tutti i nemici, con calma ci apriamo la strada verso il boss. Stavo pensando effettivamente se ci converrebbe subito sprecare un'umanità, però appunto andrebbe sprecata, perché non conoscendo le movenze andrei soltanto a fare, magari ad evocare Soler, che abbiamo incontrato nel primo episodio, se non l'avete visto recuperatelo, che ci aiuterà sicuramente. E anche, tra l'altro, il personaggio dorato che ci ha dato il medaglione del sole ci ha promesso di poter essere invocato. Quindi andiamo un attimino a ripulire la nostra via. Evitando sicuramente di fare gli sgargiulli, di sprecare varie umanità, varie fiacchette, quindi siamo attentissimi. No, ok, prevista, non questa però. Volevo provare prima, anzi facciamo una cosa, adesso torniamo un attimo al falò, perché non ho voglia di usare una fiacchetta Esus, sprecarla così sarebbe proprio da... Ai ai ai, non si può dire. Ok, questa volta ci sono riuscito, ma non è stato critico il colpo. Per completezza,
Non riesco a dare il calcio. È una cosa incredibile. No, non riesco. Niente. Ok. Perfetto. Anche se siamo particolarmente vulnerabili in queste condizioni, non andrò ad utilizzare una fecchetta. E lì c'è un drop. Lì lasciamo il cancello rigorosamente chiuso e abbiamo attirato un cavaliere di Balder. Abbiamo una alabarda che per adesso c'è del tutto inutile, ma forse andando avanti nel gioco non lo sa più così tanto. Qui il cancello, appunto, ripeto, resta rigorosamente chiuso. E, ripeto, la smetterò di fare i backstab. Chiave dei sotterranei. Sinceramente non so proprio che cosa serva. Chiave dei sotterranei. Apre porta che conduce a Borgo dei Non Morti. Forse credo di aver capito. Vi ricordate quella chiave che cioè quella porta, scusate, che abbiamo incontrato appena entrati nella torre dopo la quale c'era il demone toro? Ecco, quella era una di quelle che ho detto dovrebbe rimanere chiusa, e questa mi pare che sia proprio la chiave che va ad aprirla. In ogni caso, noi abbiamo la chiave universale come dono scelto a inizio game, o meglio a inizio della semi-blind run, pertanto andiamo proprio sicuri. La parte bassa del Borgo dei Non Morti è un posto pericoloso. Non girare le spalle ai ladri o ai cani randagi che servono il demone caprino. Ok, ho missato completamente il punto, no? Parlava Vanvera. Quella porta si apre con un'altra chiave, o comunque noi la possiamo aprire tranquillamente, ma questo si riferisce alla parte bassa, appunto, del borgo, dove si trova un boss, il demone capra, servito dai ladri e da dei cani davvero odiosi, anche se l'ambientazione è particolarmente suggestiva nella parte inferiore del Borgo dei Non Morti, che non andremo ad affrontare. È proprio un boss molto ostico. Io personalmente nelle mie run precedenti non sempre l'ho affrontato, è odioso come non mai, ostico, quindi no, lo andrò ad evitare sicuramente. Quello è proprio uno dei boss che non vado generalmente ad affrontare, non tanto per la sua difficoltà, ma per la difficoltà che dà l'ambiente in cui si trova il boss, come si fa a combattere in quelle condizioni. Comunque noi proseguiamo. Mi pare ci fosse un altro... Ah no, abbiamo preso tutti e due i drop. Torniamo da Andre. Magari... No, anzi, facciamo una cosa. Prima racimoliamo ancora delle anime, che andiamo a tirarci su un livello, o a prendere altra titanite, che potrebbe esserci tra l'altro utilissima, magari per tirare su di livello la nostra arma attuale. Oh mamma, oh mamma. No, abbiamo troppe anime. Non va bene. Troppe. Per i nostri standard attuali, avanti nel gioco vedrete, diventeranno praticamente un nulla. 1200 anime, mamma mia. E con estrema velocità andiamo a sederci al falò. Questa è una cosa assolutamente in più, quella della seconda campana. Infatti nel prossimo episodio non vi anticipo nulla, ma non penso che andremo a suonare la seconda, ma sarà piuttosto una decisione di che strada intraprendere, dove andare, cosa fare. Quindi anche di grande riflessione, e anche forse backtracking, comunque andremo a vedere. No, abbiamo detto 1800 anime per due titaniti. Attualmente ne abbiamo due, quindi arriveremo a 4. Magari possiamo stare qui piuttosto che andare effettivamente dal boss, semplicemente farmare. A questo punto non so bene che fare. Magari proviamo semplicemente a tirarci su un livello. Beh, intanto facciamo fuori un paio di nemici, arriviamo a 1800 anime e poi ci pensiamo. Questa parte non credo di tagliarla comunque, perché generalmente non taglio le cose nei gameplay, se non magari per rumori secondari o cose del genere. Mamma, quelle frecce lì mi fanno paura, E il colpo no, niente, è tornato indietro e basta.
Perfetto. Andiamo a colpire l'altro nemico. Come ha fatto a non colpirci è una grande magia. 1400, manca pochissimo. A questo punto ci atterriamo con l'arco. Un cavaliere. No, così. Sbaglio sempre. Un cavaliere di Balder. Che cerchiamo un attimo anche di danneggiare. Ne atterriamo due, dai. Rendiamo il gioco più difficile, intanto. Andiamo tranquilli. Ma mai fare lo sgargiullo in Dark Souls. Per nessun motivo. Perché il gioco davvero non è. Anche all'inizio, se si torna super livellati, se si abbassa la guardia, si può essere sempre in pericolo. E abbiamo terminato. Bene. A questo punto possiamo tirarci su un livello. Però mi pare fosse 1840. Quindi. Ma sì, per sicurezza facciamo anche quest'altro cavaliere di Balder. Che però non affrontiamo qui, ma lo portiamo giù. Data l'eccessiva difficoltà di colpire i muri con una spada, tra l'altro lunga, si incastrerebbe, tra l'altro sempre. Ci risulterebbe poi un grande problema. Quante anime abbiamo? 200, ma sì, andiamo tranquilli. Drop? No. E ho difficoltà, devo dirlo, a inquadrare bene i drop. Che cos'era il messaggio? Debolezza? Addome. Ah, sicuramente intendeva per il primo boss trovato prima, sì. Sicuramente i giocatori che non conoscono quest'area, io con le mie run precedenti la conosco a memoria, ma è chiaro, non voglio neanche mentire. Potrebbe risultare particolarmente spaventoso, ma tutto sommato non è nulla di che. Per il moveset, per il danno no, beh, fa parecchio danno. Ma adesso noi siamo anche abbastanza livellati, devo dire. Magari ci serve un punto in stamina, dai, sì. Andiamo a livellarci un po' la stamina e prontissimi allora. Siamo pronti, dover rifare questa zona però fa male, effettivamente. Quindi, ma ragazzi, sapete cosa? Proviamo First Try, dai. Non lo so, perché forse First Try non so neanche se si possono invocare, cioè evocare Soler e compagnia. Quindi proverei un attimino giusto per vedere le mosse, faccio subito una run, forse taglio anche per non rendere tedioso il processo, ma poi assolutamente andiamo ad abbattere, questo è assicurato, dai, ho deciso. Andiamo a sbloccare la prima campana. Ok, ci siamo, ho avuto qualche problemino con questi seri vuoti, infatti ho sprecato due fiaschette, scusate. Ma a parte quello nessun altro problema, quindi noi proseguiamo alla scoperta del boss che sta alla veglia, diciamo, della prima campana. Generalmente questa è chiamata prima perché si affronta per prima proprio per la sua maggiore facilità rispetto al raggiungimento della seconda. Hai bisogno di umanità, vero, assolutamente vero. Attraversiamo la nebbia e lo scopriamo. Proseguiamo. Ok, non mi aspetto per nulla di abbatterlo, però facciamo anche abbastanza danno. Non spreco neanche le fiacchette Estus.
mi studio soltanto il moveset, cioè il suo moveset. Ok, ho parato con l'arma, quindi molto male. Ma sì, l'ho usata giusto per andare avanti un attimino a studiarlo. Ok, a questo serve lo scudo. È proprio a questo che serve. Lo teniamo spianato. Ok, intanto è arrivata il secondo gargoyle. E generalmente è quello che dà. Ok, dobbiamo stare attenti. Ah, pensavo che fosse soltanto il primo, a sparare il fuoco. Ok, bene. Cioè, poco bene. Siamo proprio a un passo dal cadere. Beh, qui non ci possiamo fare molto, infatti. Niente. Bene, ho capito bene il moveset. Sono prontissimo per affrontarlo. A questo punto utilizziamo un'umanità e andiamo proprio sicurissimi ad affrontarlo. Tanto non è nulla di che. Mi manda in crisi la presenza di due. Beh, abbiamo buttato via tre fiaschette, ma ecco, poco male, diciamo, come direbbe il buon Dadobax. Andiamo ad utilizzare un'umanità. Ok. E poi immediatamente a rimuoverle, onde evitare uno spreco inutile. Sinonimo, chiaramente, spreco inutile. Torno umano, certo, offriamo l'umanità. Ho un po' di paura, devo ammetterlo, non per non riuscire a batterlo, ma perché abbiamo parato un colpo del gargoyle con la nostra spada ed è la prima volta che vediamo Calypso Mooney in forma umana. Mamma mia, bella ragazza. Siamo proprio stati bravi, almeno sono stato bravo a formarla. Magari ditemi nei commenti cosa ne pensate. In ogni caso, vediamo un attimino la come è ridotta la spada. Infatti lo stato non è bellissimo. Ha perso un po' di punti, però comunque fa sempre lo stesso danno, non siamo a rischio di rottura, quindi andiamo tranquilli. Adesso, con tutta la calma del mondo, riaffronto tutta questa parte qui con i nemici che ci sbarrano come sempre alla strada. Non so se taglierò questa parte, credo proprio di sì, proprio perché ormai l'abbiamo vista, l'avete vista più e più volte, quindi ci rivediamo quando sono là. Ok, ragazzi, ci siamo. Ho avuto di nuovo qualche problema con gli esseri vuoti, ma ci siamo. Ho avuto la tentazione di evocare degli altri giocatori, ma non credo proprio di voler basare questa, cioè più che basare, ecco, comunque di introdurre la componente PvP diciamo nella nostra partita, quindi andrò a evitarli. È strano? Ah, dicevo, è strano non trovare il segno di evocazione, ma Soler, eccolo, Cavaliere Soler. Per solidarietà a quello che ho appena detto, non evocherò nessuno, ho una grande tentazione di farlo, devo dirlo, ma non lo andiamo a fare. Salutiamo il Cavaliere Soler che ci accompagna. Sono tentato di chiamare qualcuno, non perché non siamo capaci, però dico, dai, possiamo farlo, dai.
Non perché io abbia davvero paura, ma perché non voglio buttare via umanità, voglio essere sicuro di batterlo, diciamo, al primo colpo, evitando, diciamo, cancellando quello di prima, ma era piuttosto uno studio. Quindi cancellate quello che ho detto precedentemente, introduciamo a tutto spiano la componente online nella nostra partita. Niente, non mi perria. Cioè, non posso perriarlo, ecco. Bene, proseguiamo. Abbiamo convocato il nostro fantasma e attraversiamo la nebbia. Ah, tra l'altro lì abbiamo lasciato le nostre anime. L'ultima volta, quindi con calma, stiamo attenti ai bordi, assolutamente. Perché poi tenendo bloccato il nemico entriamo in tante difficoltà quanto riguarda lo schermo. Oh, mamma mia! Ma come abbiamo fatto a non destabilizzarlo? Non lo so. Ok, bene. Io mi occupo. Ah, certo, la coda tagliata da prima. Perfetto. Chiaramente non siamo stati fermi a non fare niente. Abbiamo combattuto tutti insieme. Grazie Soler, abbiamo ottenuto Medaglione del Sole e Umanità Gemelle. E 10.000 anime. Wow, mamma mia. Che andiamo sicuramente subito ad investire. Beh, poco male. Bella boss fight. Ce l'ho fatta, immaginavo che fosse questo il messaggio, qui cosa troviamo? Ce l'ho fatta nuovamente. Molto bene. Allora saliamo le scale con millimetrica attenzione. Assolutamente non vorremmo perdere queste anime adesso. C'erano le mie anime precedenti per terra, ho la memoria corta, non mi ricordo sinceramente di averle prese, quindi dopo chiaramente. Oddio, pensavo di star per cadere. Li andremo a ricontrollare, per certo. E godiamoci la prima cutscene. Episodio 2, l'ama della scoperta. E abbiamo suonato la. Stiamo per suonare la campana del risveglio. Ok, quello che abbiamo visto tra l'altro lì in fondo, prendo un attimo il binocolo, è una struttura, una parte della struttura della fortezza di Senna che andremo ad affrontare, direi a breve, sì dai, sicuramente in uno, massimo due episodi, credo, poi dipenderà un attimo dalla piega che prenderà questa semi-blind run. Poi chiaramente vi avviserò dalla parte in cui io sarò in totale blind run. E qui troviamo un altro NPC. Greetings. I am Oswald of Kareem, the pardon. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed, all sin is my domain. Allora, a questo oggetto, innanzitutto no, apprendiamo un gesto che c'è, simile magari alla scrollata di spalle di Petrus, immagino. Allora, le chiediamo soluzione, no, non ci serve. Allora, pietra purificante, scusate, riduce maledizioni accumulate, annulla maledizioni, appunto. E ci costa 3.000 anime, poco. Assolutamente poco. Devo dire, ci potrebbe servire, anzi, io vorrò attraversare uno dei luoghi, se non il mio luogo preferito, almeno finora esplorato da me all'Ordnan, e sarà forse anche nel prossimo episodio. Ed è un posto dove si può essere maledetti, per cui vorrei acquistarla, ma il mio controller sta lampeggiando. Scusate. Ah, si stava scollegando. Allora, potremmo comprarne tre, ma voglio stare sul sicuro, ne prendiamo una sola. Dai,
sì, una su una. Le altre cose, appunto, libro dei colpevoli, adesso non so, non leggo le altre descrizioni, tranne quella della pietra purificante. Pietra color cenere contenente un teschio tesoro segreto di Arstor, conte di Karim, riduce o spezza le maledizioni accumulate. Accumulate, beh, certo, quindi se ne possono avere più di una o due, sicuramente. Gli umani sono inermi contro le maledizioni e possono solo deviarne gli effetti. La pietra purificante non annulla le maledizioni, ma le riceve al posto della vittima. Un tempo la pietra era una persona. Wow, quindi una persona che si è pietrificata. Vediamo il suo scheletro nella pietra. Che onore avere con noi una sola pietra. E perché poi costa così poco non ci è dato saperlo. Accusa, andremo, il giocatore incriminato verrà aggiunto all'elenco delle anime sventurate che un giorno affronteranno l'ira delle lame della luna oscura. Ricevuta, venduta dal vescovo di Velka, se verrai ucciso da un invasore, usala per denunciare il crimine del trasgressore. Beh, ucciso da un invasore non è un crimine, credo. Frammenti, beh certo, osso del ritorno, il tipico, che abbiamo trovato già dall'inizio, frammenti d'ossa ridotti in polvere bianca, riportata all'ultimo falò, no, riporta all'ultimo falò usato per riposare. I falò sono alimentati dalle ossa dei non morti, infatti magari tra le braccia ci saranno questi falò, questi ossi per l'appunto. In rari casi il forte desiderio del precedente padrone di cercare dei falò incanta le loro ossa con un istinto di ritorno a casa. Complessa questa descrizione. Comunque noi per sicurezza accusa non credo che verremo mai invasi, dai. Ma andiamo a comprarne tre, dai. E libro dei colpevoli, oggetto per modalità online, che adesso abbiamo fatto una sorta di eccezione per diciamo scampare, diciamo passare velocemente questa parte della prima campana. Esaminare l'elenco dei giocatori colpevoli. Ah, beh, Velka, la dea del peccato, presiede questo elenco dei colpevoli, quali hanno mancato il rispetto agli dei e ai loro patti e dovranno affrontare l'ira delle lame della luna oscura. Non so di per certo chi sia la luna, chi siano le lame della luna oscura o a chi appartengano. Quest'ira, queste cose non le conosco. Beh, andiamo a 1000 anime. No, 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 troppo, troppo, assolutamente troppo. Abbiamo giustizia vendicativa. Miracolo della strega dai capelli di Velka, neri di Velka. Risponde ai danni gravi subiti. Per ogni peccato c'è una punizione. Il compito della dea Velka consiste proprio nel definire il peccato e stabilirne la punizione. Non è chiarissimo, devo dirlo. 40.000 anime però, e richiede 20 in fede. Wow. Il talismano di Velka non ci serve assolutamente. Un talismano non fa per noi, non siamo stregoni. Tramite per lanciare i miracoli degli dei, questa ciocca di capelli neri usata come talismano appartiene a Velka, dea del peccato. Quindi possiamo dire che questo mercante è una sorta di tramite tra Velka e noi. Chiaramente il giocatore che noi personifichiamo. Permette di lanciare i miracoli senza attingere alla fede ma all'intelligenza. Ah, perfetto, quindi se noi avessimo magari voluto questo talismano avremmo potuto investire nell'intelligenza. Però se non mi sbaglio non è fortissimo come talismano, eh. In ogni caso, ok, mi sono sbagliato, forse ho detto prima. No, beh, niente, lasciamo stare. Forse mi ero confuso con l'oggetto utilizzato dagli stregoni. Sicuramente mi sono confuso, quindi Stop niente, lasciamo interrupting that man. perdere. How honorable Ok, abbandoniamo questo NPC e proseguiamo. Potremmo, anzi, dai, usiamo il nostro da ritorno, ne abbiamo 7. Possiamo tornare molto più in fretta, anche per chiudere questo episodio che effettivamente è durato anche abbastanza. Forse è anche più lungo del primo, non lo so. Dopo vedremo, vedrò nel tempo di revisione dell'episodio. In ogni caso, andiamo a spendere subito le nostre anime. Vitalità, stamina,
Forza e destrezza non ci arriviamo. Abbiamo però già usato per stamina, quindi andrei di destrezza. Prossimo però è stamina. Anzi no, adesso, se prima abbiamo dato abbiamo investito in stamina, era uno in più. Quindi adesso siamo proprio è come se avessimo investito tot volte uguali per tutti i nostri livelli. Quindi tot volte per vitalità, stamina, forza, destrezza, e sempre uguali. Perfetto, resistenza, ripeto, non lo utilizziamo, nemmeno intelligenza. E fede, intelligenza, a meno che noi non vogliamo il talismano, ma non credo proprio. Ragazzi, ci rimangono 741 anime. A questo punto andiamo a spenderle. Prima di salutarci e di finire la fine di questo episodio. Ok, prepara equipaggiamento. Però devo dire che l'equipaggiamento del... Dicevo, l'equipaggiamento del cavaliere è davvero davvero bello, anche proprio stilisticamente. Calypso Moonista, davvero davvero bene. Ragazzi, che dire, intanto c'è questo giocatore che ha la... lo vedremo più avanti negli archivi di non si sa chi, lo andremo a vedere, quel copricapo. Quindi sicuramente era un particolarmente avanzato il giocatore che abbiamo appena visto nel gioco, intendo chiaramente. Nel prossimo episodio andremo avanti, faremo parecchi progressi, ci sarà parecchio backtracking e indagheremo anche molto sulla lore nel prossimo episodio. Vedremo che strada intraprendere, dove andare, come fare e cosa fare. Quindi ragazzi, la prescelta non morta Calypso Muni prosegue il proprio pellegrinaggio nella terra dei Lord, appunto Lordran. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.